La Regione Toscana ha detto un sì definitivo alla farmacia dei servizi. Lo ha fatto con le parole del presidente Eugenio Giani, che intervenendo a conclusione del convegno organizzato da Federpharma ha affermato che la Regione è pronta a dare seguito alla legge che applica nel concreto i dettami della farmacia dei servizi. La farmacia, soprattutto con l'impulso del periodo pandemico, si è trasformata in un centro di servizi socio-sanitari che sono importantissime e indispensabili per i cittadini, gli assistiti, soprattutto per quelli più fragili. L'obiettivo del convegno era quello di contribuire in tempi brevi a strutturare e convenzionare con il sistema sanitario regionale nelle farmacie tutti quei servizi che garantiscono la tutela della salute pubblica sul territorio. Noi abbiamo dimostrato di poter rendere e già reso anche in passato un servizio insostituibile. Io credo che noi potremmo fungere tranquillamente a demoltiplicatore dell'attività delle farmacie, delle case di comunità, perché le attività che vengono fatte e proposte dalle case di comunità noi potremmo tranquillamente metterle in essere sul territorio, verificare che siano che i pazienti le seguano e ritornare le informazioni ai medici e al personale delle case di comunità in modo da poter creare una raggiera che sia veramente utile a raggiungere il paziente fino a casa. Servizi che nell'ambito degli obiettivi del PNRR garantiscono l'assistenza di prossimità, l'innovazione e la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria. Va difeso anche per evitare lo spopolamento delle aree interne, perché soprattutto con l'utilizzo della telemedicina e quindi la diagnosi che si può effettuare a distanza, noi possiamo riuscire a curare anche i nostri anziani, anche i nostri malati a distanza, e poi per chiaramente l'urgenza o per tutto quello che è programmato si va negli ospedali dei centri cittadini, mentre per la gestione e quindi per la diagnosi utilizzare appunto queste strutture proprio utilizzando quello che è uno degli elementi chiave del PNRR, ovvero la telemedicina.